Ciao a tutti amici del Dream Channel, sono Trinciatore92 e questa sera faremo un giro con la Ferrari su Spa. Ovviamente questo è assetto corsa, come si nota da qua su in alto a sinistra. Qui hanno aggiunto un contatore di FPS e i cosi live di Steam per quando riguardano l'amici, che è preso spunto dalle console. E questo è quanto, adesso andremo a farci un giro. Sappiate che non l'ho mai guidata qui sopra, cioè l'ho guidata una volta tanto tempo fa quando l'hanno rilasciata e poi mai più, quindi andrò un po' moderato, diciamo, non è che sto proprio a tirarla al massimo, ma è una macchina che va un casino. Se notate c'è un po' di aliasing e qualche altro difetto, magari insomma ecco qui le ombre un po' seghettate, però ho preferito abbassare un po' i dettagli in modo tale da averci 60 granitici durante tutto il percorso. Ce la faremo con la guida interna. E via. Tra l'altro sta macchina è spettacolare, guardate. Già 200. Bellissimo. Ma quanto cammina. Oh mamma mamma. Sta curva è maledetta, si può fare velocissimi, ma basta che sbagli di mezzo metro e vai a proprio malissimo. Tra l'altro sentite qua che rombo che c'ha sta macchina. Ma un'accelerazione, Dio mio, troppo bella. Come date un pelo di gas parte via un razzo, proprio via come, liscia come l'acqua, non c'ha nessun tipo di pesantezza, leggerissima. Sentite, boom, pare di mettere dalla prima alla seconda eppure siamo in quarta. Tra l'altro ce la facciamo, mi caricherò sto video a 60 fps, quindi ve lo godrete proprio in pieno stile simulazione e sono sicuro che non vi dispiacerà. Porca, no, mannaggia. Può capitare, del resto ve l'avevo detto, insomma, da tanto che non ci giro più qua sopra con sta macchina, quindi era prevedibile qualche errore. Dai, faccio un altro giro, poi vi faccio vedere il replay. Che rombo. Mamma. A potercela avere una macchina del genere. È divertentissima sta macchina da guida. È anche difficile perché in realtà frena poco. Però troppo bella. Assolutamente troppo bella. Ops. Mannaggia. Non altro, mi si sono scaldate leggermente le gomme, quindi già la tenuta di strada è un po' migliorata. Tra l'altro c'ho in serbo una sorpresina da farvi vedere, ma ne parleremo al traguardo.
No, caro, stavolta non mi freghi. Guarda qua. Era la curva quest'altra, però è uguale. Non mi freghi lo stesso, freno prima. Sicuramente poi vedrete altri video di Assetto Corsa, magari di gare online, oppure della carriera, che sono arrivato quasi a metà. Ho un buon 40% almeno. Mi piace un casino, quindi sicuramente farò altri video. Mio. In genere con quelle altre macchine non ci si frena mai in quel punto. Scaricato anche la Mazda 785, no, 7, non mi ricordo, 787 forse, quella di D'Alemann, che è una mod, è venuta benissimo, quindi ci tengo a farvela vedere pure quella. Una volta farò un video anche su di quella. Adesso passiamo alla chicca. Come voi ben saprete, la Ferrari è una macchina ibrida perché c'ha un motore elettrico, che è questo qua dietro. Quindi adesso vi faccio vedere una cosa simpatica. Tra l'altro partiamo in seconda, ma tanto poco male. Che miseria. Ok, adesso che abbiamo infuso il motore, prestate attenzione e orecchio. È partito il motore elettrico che si è scaricato subito. Però è troppo figo. Non potevo non farvelo vedere. Niente, è arrivata. Purtroppo dura pochissimo il motore elettrico, però. Non so se è naturale o no, ma va bene così. Era per farvelo vedere. Qui intanto la macchina ci dovrebbe fumare, però. Vabbè, questo è quanto. E adesso passiamo a replay. Eccoci che scendiamo in pista. Sentiamo qua subito il rombo di quando passa. Spettacolare. Tra l'altro, dicono che hanno fatto un lavorone con le FMod per quanto riguarda l'audio e il campionamento in generale, quindi davvero impeccabile. Tra l'altro, scusate, ma mi si è scaricato il telefono, quindi non so se avete sentito una leggera interferenza, ma nel caso era il telefono. Ottima traiettoria, tra l'altro. Guidato abbastanza bene, via. Qui la potevo aver presa un po' più larga in uscita. Sentite che rombo poi, mamma mia. Se uno lascia un attimo il pedale del gas che gorgoglia, non so come si possa dire. Insomma, ruggisce un po' meglio dalle marmitte, spettacolari. Troppo bella. Poi anche il comportamento, la fisica in generale, sospensione, pneumatici. Qui sono andato fuori, si è sentita la ghiaietta. Dicevo appunto la fisica, pneumatici e sospensioni, veramente reso magistralmente, quindi è davvero una goduria. Se potete compratelo, approfittate di qualche offerta. Cioè io l'ho preso a 34 euro in fase di pre-alpha e non me ne pento. Se lo trovate, a volte si trova scontato magari anche a 15 euro, a 24, così sicuramente compratelo perché merita. Se vi piacciono i giochi di guida, ci avete un volante, ma non è necessario, anche un pad ve lo godete tranquillamente e sentite subito la qualità della fisica. Cioè, parecchi pensano che sia necessario il volante. È logico che un gioco fatto così bene
col volante ve lo godete al 100%. Però anche col pad non è che poi parliamo di che ne so, un grid o un gioco arcade, comunque sia, parliamo di un gioco simulativo, quindi anche pad alla mano si sente la bontà del sistema, del motore fisico, insomma, dell'engine. Quindi è consigliatissimo anche a chi è dotato di pad, perché comunque sia supportato nativamente quello della 360, suppongo pure quello della One, probabilmente se c'hanno i driver, insomma, compatibili. Io ho usato pure quello della PlayStation 4 con i driver tarocchi e funziona comunque. Certo, dovrete scendere dei compromessi, è logico che se giocate col pad non potete disabilitare il sistema di sterzo assistito, perché comunque sia non c'avete 900 gradi di sterzata sull'analogico e perciò rischiate di fare tipo sottosterzi o robe simili, ma proprio per limitazioni tecniche della periferica, non per problemi di configurazione del pad. Quindi già quando settate il pad vi metterà degli aiuti base, che potrete anche alleggerire leggermente per renderlo ancora più simulativo e si gioca comunque bene col pad. Poi logico comunque sia, un minimo d'aiuto c'è. Qui intanto questo secondo giro è andato proprio perfetto. Qui presa proprio al limite, era andato un po' oltre pure il cortolo. Decisamente bello. Tra l'altro non so se ho cambiato inquadratura, no, ma la cambio adesso. Così ci avevamo anche due o tre scene un po' diverse. Ah, è quasi quasi, ora che ci so vi faccio vedere anche il photo mod che finalmente con la release candidate e poi con questa, insomma, da quando è uscito proprio in via ufficiale, è stato attivato in maniera appunto ufficiale, mentre prima bisognava sbloccare le app, quelle per la fase di sviluppo del gioco, quindi si poteva accedere a sto photomod che poi era fatto un po' croccato, non è che fosse proprio fattibilissimo. E adesso ve lo andiamo a far vedere. Tac, tipo, ecco, una cosa del genere. Potete spostare in giro la telecamera. Sono indeciso su quale potrebbe essere l'inquadratura migliore, ma questa non è male, però così rende meglio. Abbassiamoci leggermente, ma anche troppo. Ok, questa ve la leggo poi nella descrizione così ve la ritrovate. Ecco, magari un po' più così che si vede anche la curva. E così va bene. Tra l'altro qui possiamo regolare anche la messa a fuoco. Ecco, come vedete adesso ho sfocato tutto, giustamente. Certo che passare da 1 a 600 non è proprio pratico. Andiamo avanti un po' così. Ci metterà un po', ma verso 150 ci dovremmo arrivare la macchina, in teoria. Eccola già che si mette a fuoco da sola. Effettivamente sta cosa è un po' lenta rispetto anche ad altri giochi, comunque hanno dei meccanismi di settaggio un po' più rapidi. Ecco qua. Col retro sfumato, tra l'altro possiamo anche spostare l'orientamento del sole e l'orario, così ve la potete fare senza necessariamente riavviare il gioco o livello, comunque sia, tracciato e tutto quanto. E vi cambiate tutte le impostazioni seduta stante senza problemi. Adesso proviamo a vedere se riesco a trovare una bella situazione. Visiva. Anche se al tramonto ci sta bene. Bisogna un po'. Tra l'altro ho spostato l'inquadratura per premere la freccettina. Vediamo un po' abbassandola, ecco. Facciamo un po' il tramonto così, con tutti i dettagli lumini. Meglio se dà sul faro, ecco.
poi facendo take picture, tac, e ve la salva qua nei vostri documenti, nella cartella del gioco, e ve la ritrovate senza tutta l'interfaccia, logicamente. Quindi pura nativa, pulita come è. Tra l'altro qui ci sono anche eventuali filtri che si possono attivare anche durante la guida. E ve li potete usare se vi piace uno stile grafico diverso da quello di default. Ad esempio, proviamo tipo uno se gli piace, che ne so, questo qui un po' retro anni 70. Ecco, se lo tiene e praticamente durante, quando gioca, lo vederà così, anche in gameplay, proprio in game 1-1, paro e preciso. E non lo so, a me mi sembra una figata sta cosa. Oddio, però come drop. Ecco, lasciamo perdere adesso queste cose. Tac, default. E ritorniamo a noi. Ecco, con questo rombo finale io direi che ci siamo. E quindi questo è tutto. Vi saluto. E alla prossima, commentate, scrivete, iscrivetevi al canale se vi interessa e ci rivediamo con la Mast probabilmente. Ciao ciao!